dal 4,20 al foiling è un bel passo, no? Sì, diciamo completamente diversa, un'altra vela, Un'altra velocità, anche un'altra velocità, sì. un'altra emozione. Sì, sicuramente un'altra emozione, anche se insomma la prima volta è stato un po' difficile riuscire a volare, andare veloce, abbiamo dovuto un po'. Cercavi lo spinnaker. No, però bisognava. La barca è molto instabile, perciò abbiamo dovuto fare un po' di prove, un po' di scuffie e dopo siamo riusciti a volare, andare anche abbastanza veloce. La tua sensazione? La mia sensazione è un'emozione bellissima quando sei uscito dall'acqua, sembra quasi di volare, però l'inizio è difficile salire per riuscire a rimanere in piedi. Quelli che la sanno lunga dicono che in pochi anni la maggior parte delle regate sarà su foiling. Sei d'accordo su questa previsione? Può essere sì perché dà molto spettacolo, ma speriamo rimanga la barca classica come 470, più tattica e che non si basa solo sulla velocità. Quindi tu ti auguri che il 470 o le barche più classiche restino anche per te così? Sì, sicuramente. Secondo me, infatti, cioè, questa è stata una bella esperienza, ho capito che è veramente divertente, sono divertenti anche questo tipo di barche qua. Però non bisogna, secondo me, trascurare qual è l'aspetto classico della vela e tutta la parte tattica e strategica che magari su queste barche di questo tipo qua, dove è importante la velocità, è stata un po' trascurata, è stata un po' persa, ecco. Momento nella giornata in cui hai pensato, ma chi me l'ha fatto fare? Dove, cosa sto facendo? A un certo punto, quando la barca andava veloce e si è scuffiata sopra vento e io continuavo a prendere acqua in faccia, non riuscivo più a fermarmi. Te? È uguale quando sei sopra e poi ti finisce sopra vento, non riesci più a ritornare dritto. Ma non hai la sensazione che la prossima volta che sali su un 420 o su un 470 dirai, ma sono fermo, non si muove? No, No, non succederà. No, anche per te non succederà. dipende dal vento che troviamo. Sì. Se c'è poco vento, sicuramente saremo fermi, ma no, insomma, Sesebora. se si bora, infatti, no, andremo Grazie sicuramente veloci, quasi come oggi. mille ragazzi, grazie.